Stefano si chiude un 2023 come meglio non si potrebbe, con 6 punti di vantaggio su Giulianova, una vittoria sul Castelnuovo, insomma, si chiude bene. Sì, era come me l'avevo immaginato, diciamo che avevamo questa partita qua che era molto insidiosa, sapevamo che il Castelnuovo era una squadra in ottima forma, infatti fin dai primi minuti ci ha messo in difficoltà, poi abbiamo preso le misure e diciamo che l'episodio ci è venuto a favore, l'abbiamo sbloccata e siamo stati bravi poi nel secondo tempo a gestirla. Ripeto, questa squadra cresce, adesso sa i momenti della partita cosa deve fare e come deve fare. Quindi noi continuiamo per la nostra strada, adesso riposiamo, con la consapevolezza che comunque stiamo facendo un grande percorso. Ringraziamo anche la Torrese per oggi, per il risultato, però noi pensiamo al nostro di percorso, è normale che noi siamo primi e adesso guardiamo solo avanti e non possiamo sbagliare. All'inizio dell'anno avevo tanta voglia di far bene, di essere un leader per questi ragazzi, di trascinatore, ecco. Le cose stanno andando bene a livello di numeri, ma abbiamo oltre a me un attacco formidabile, hanno segnato quasi tutti e quindi non posso che fare complimenti alla squadra e allo staff. C'è un qualcosa su cui deve migliorare il Teramo, secondo te? Sì, dobbiamo prendere meno gol, questo sì, perché comunque non ci dobbiamo mai accontentare, ecco, abbiamo il miglior attacco, abbiamo fatto veramente tanto, però magari abbiamo concesso veramente pochissimi tiri per quelli che ricordo, abbiamo preso troppi gol, ecco, dobbiamo essere più attenti pure oggi, sulla palla inattiva dobbiamo fare di più.